Ciao ragazzi, oggi vi volevo parlare di questo famoso drone che ci tartassano le balle, che si chiama Udrone. Vi ricordate Mauro Cerrai? Ebbene ragazzi, è tornato alla carica Mauro Cerrai. Ma andiamo a vedere un attimo più attentamente che vi spiego la faccenda. Allora, ecco qua, il primo drone di fascia alta ad un prezzo economico. Ordina ora. Un drone costa in media 600 euro, ma come? Ma non erano 5.000? Vabbè, il nostro è 6 volte più economico. Fino ad ora c'erano due tipi di droni, quelli economici per bambini e quelli con fotocamere costose, ma non c'erano alternative a un buon prezzo per chi volesse farne un uso amatoriale. Un ingegnere di droni, Mauro Cerrai, il famoso e mitico Mauro Cerrai, è tornato, ragazzi. Ha quindi lasciato il suo lavoro per creare un'azienda. La sua missione è stata quella di creare un drone di alta qualità con un'etichetta economica. Dopo 5 anni di sviluppo è nato Udrone. Spettacolo. Bracci pieghevoli, motori brushless, fotocamera HD con controllo a gesti, luci LED. Scatta fotografie stupende, stabilizzatore cardanico a tre assi, sì, cugazzo, cugazzo. Non è fantastico? Udrone è il drone con il miglior design sul mercato al momento. Certo, sì, ci possiamo credere sicuro. Ma il bello è che queste cose le sappiamo noi che siamo più o meno del settore. Ma immaginatevi mia figlia o vostro figlio, un figlio qualunque che guarda questo coso. È fatto anche bene, capito? Tempo di volo esteso, durata fino a 23 minuti, tecnologia di ricarica smart, incredibile. Le più moderne tecnologie sulla punta delle tue dita. Udrone include una tecnologia di alta fascia che normalmente troveresti su droni professionali come il DJI Phantom oppure il Parrot Bebop. Beh, sì, esatto, per noi che siamo del settore capite bene che già questo esempio calza a pennelli, cioè si va da un DJI Phantom da un bar a un Parrot Bebop. Avete presente il Parrot Bebop? È uguale spiaccicato al DJI Phantom, proprio due gocce d'acqua, proprio le stesse macchine. Ha un assistente di volo automatico, una funzione autofollow, sicuramente sarà Active Track 5.0, percorsi di volo a traiettoria e può effettuare loop e avvitamenti. Esatto, gente, voi che state guardando questo video ve ne capite poco. Quando un drone che non è da racing c'è scritto che fa loop e avvitamenti, questo è il simbolo che è palesemente un drone giocattolo. Perché un drone professionale non farà mai loop e avvitamenti se fosse un drone per fare dei filmati. Quando voi leggete effettua loop e avvitamenti, a meno che non stiate guardando un drone da un DJI da 1700 euro tipo il DJI FPV, bene, quella è la classica cosa che vi fa capire che quel drone lì è una cagata, cioè un giocattolino da 20 euro. Tutto divertimento, non c'è bisogno di avere esperienza, conoscenze. Bene, adesso vado a cercarvi questo drone in vendita dove dico io e vi faccio vedere quanto costa, eh? Bene ragazzi, l'ho trovato praticamente subito. Potete vedere che è lo stesso drone. Eashin E58, vedete? E58, 17 euro. 17 euro. Più, vabbè, sì, più 5,22 euro di spedizione. Dai, lo paghiamo sui 30 euro, su. Daniele dice, giocattolo semplice e divertente. Cioè, ragazzi, cioè, capite cosa vi stanno facendo fare? Questo qua è lo stesso, ragazzi, cioè. Capite che è lo stesso, vero? Cioè, guardate questo. Dov'è? E Udrone. Lo vedete o no che è lo stesso? Udrone. Eacin e 58 Udrone, cioè, mi spiego? Qua vi fanno credere che costa 5.000 euro, adesso vabbè erano già scesi a 600 e ve lo regalano solo perché siete voi a 100 euro, quando in realtà se voi andate su Wish, io ci ho messo 3 secondi a trovarlo,
Tra l'altro grigio così è anche più bello, vedete? Grigio così è anche più bello. Comunque, ci ho messo 3 secondi a trovarlo, lo pagate neanche 30 euro. Cioè, capito? Quindi ragazzi, aspettate che cambio telecamera, Quindi ragazzi, avete capito, no? Cioè, io capisco che chi non se ne capisce, cioè, è fatto bene, lo ammetto, è un sito fatto bene, cioè, pure a me mi viene la voglia di comprarlo, cioè, tra virgolette, ovvio, non lo comprerei mai, perché so che è una cagata, ma capisco che chi non sa queste cose dei droni è quasi invogliato, perché è fatto bene, l'hanno studiato bene sto coso. Poi sono mesi e mesi e mesi che continuano a imperversare queste pubblicità di sto drone mega spaziale, Mauro Cerrai, poi prima era un indiano, Ashid Rachmid, che cacchio ne so, cioè sono mesi che tartassano questo drone, quindi vuol dire che ne hanno comprato dei container e li devono far fuori, perché non si spiega, se no ragazzi ve l'ho fatto vedere le prove, cioè lì vi dicono che ve lo regalano e ve lo fanno pagare 100 euro, in realtà loro dalla Cina l'hanno comprato al prezzo che io vi faccio vedere a voi, anche a meno. Io così in 3 secondi vi ho fatto vedere che non costa neanche 30 euro. Loro, avendone preso dei container, l'avranno pagato 10 euro a pezzo e ve lo rivendono a 100, facendovi credere che è un drone da 5.000 euro, che poi 2 secondi dopo già loro scendono a 600, cioè ragazzi, mi raccomando, non vi fate fregare.